In questa prima ora è la formula di Taylor con il resto di Lagrange. Formula di Taylor con il resto di Lagrange. Noi quella che abbiamo già visto è la formula di Taylor con il resto di Peano. Per il momento faccio il caso in cui il centro, caso con centro in x con 0 uguale a 0. Poi ci sarà il caso analogo con centro in un punto qualunque. Allora, quella che abbiamo visto era la formula di Taylor con il resto di Peano, che era f di x sotto opportuna ipotesi, questo era Pn di x più o piccolo di x alla n. Adesso vediamo questa da un altro punto di vista. Da un altro punto di vista, diciamo, questa è una funzione strana. Questa è una funzione, tra virgolette, strana. Questo è un polinomio, quindi una funzione molto speciale, semplice in un certo senso, un polinomio, e questo è il resto. Avete chiara la definizione di resto? Se io invece di f invece di scrivere f scrivo il polinomio, quindi sostituisco la funzione con il polinomio, il resto è la differenza tra le due. E allora cosa ci dice? Questa è la formula di questo è il resto alla Peano. Alla Peano. Allora, il resto alla Peano è un resto scritto come O piccolo, ovviamente. O piccolo che cos'è? O piccolo nasconde al suo interno un limite. E però un limite è una fregatura, perché è un limite, è una dichiarazione di intenti, è qualcosa che succede nel momento in cui x tende a. No, e qui la battuta che si fa in questo momento è come dire che il bene trionferà definitivamente. E chi se ne frega, ma definitivamente quando? No, che voi passerete l'esame definitivamente. E uno fa gli scongiuri e dice definitivamente quando. Allora, per rispondere alla domanda definitivamente quando, viene in soccorso la formula di Taylor con il resto di Lagrange. Cos'è la formula di Taylor con il resto di Lagrange? È una cosa scritta così. Questo risponde al definitivamente quando. Questo è f n più 1 di c diviso n più 1 fattoriale per x alla n più 1. Questo è il resto scritto alla Lagrange. Adesso commentiamo. Questo è il resto di Lagrange. Resto di Lagrange. Adesso, qual è il teorema misterioso? Teorema misterioso. Che ovviamente dimostreremo nella seconda parte del corso, e dice questa cosa qua. Intanto diciamo dove è definita f. C'è un delta maggiore di 0, e sia f da meno delta, delta a valori neri. Quindi una funzione definita al meglio in un intervallo centrato in 0. Supponiamo che f sia derivabile, se voglio scrivere questa formula, devo supporre che sia derivabile almeno n più 1 volte, n più 1 volte in tutto l'intervallo, in meno delta delta. Allora, poi sia Pn di x, il polinomio di Taylor di f, f di grado minore o uguale di n, dato dalla solita formula, minore o uguale di n, dato dalla solita formula, quella con le derivate in 0, eccetera, eccetera. Allora, qui c'è la tesi, allora, per ogni x che sta tra meno delta e delta, esiste un punto misterioso C, esiste C compreso
tra x e 0, tra x e 0, tale che vale la formula di sopra, ovviamente anche n è fissato, sia n in n, tale che vale la formula di sopra. Oh, perché ho detto che c è compreso tra x e 0? Perché io non so bene se x viene prima o dopo di 0, no? Che ne so, se qui c'è 0 e qui c'è x, oppure potrebbe essere che x è negativo, e l'unica cosa che so è che c sta tra x e 0, non so dove sta. Diciamo, qui c'era l'incognita dello piccolo, che è una dichiarazione di intenti, e qui ovviamente c'è l'incognita del punto C, che non so bene dove sto. Non so bene dove sta. Perché si chiama formula di Taylor con resto di Lagrange? Se io prendo n uguale a 0, cosa diventa? Con n uguale a 0, osservazione, il caso speciale è n uguale a 0, se prendo n uguale a 0, ottengo, beh, che è polinomio di Taylor di grado 0? Polinomio di grado 0 è la costante, sarebbe f di 0. Ottengo p0 di x uguale f di 0, e la formula diventa, diventa f di x uguale f di 0 più, e questo qui diventa derivata prima in un punto c diviso 1, quindi derivata prima per x più derivata prima in un punto misterioso per x. E questo che cos'è? E questo è esattamente il teorema di Lagrange, no? Se porto questo di là, f di x meno f di 0 uguale f prima in un punto misterioso per x meno 0. Questo è f di x meno f di 0 uguale f primo di c per x meno 0. E questo è il teorema di Lagrange. Motivo per cui, insomma, la formula è questo, è il teorema di Lagrange. Quindi sostanzialmente il teorema di Lagrange è il Taylor-Lagrange con n uguale a 0. Questa formula è una generalizzazione di ordine n del teorema di Lagrange. Allora, perché questa formula aiuta a rispondere alla domanda che ci eravamo posti all'inizio? Cioè, se io approssimo la funzione con il polinomio, posso avere una stima del resto? E anche qui gli esempi sono gli esempi che si fanno sempre, sono sempre gli stessi perché sono comodi. Che ne so, esempio 1. Allora, obiettivo. Allora, approssimare, queste sono le varie applicazioni possibili. Approssimare seno di un decimo con una frazione. Allora, è chiaro che questa domanda qua posta nel 2014, se io vi dico approssimatemi seno di un decimo, voi che fate? Prendete la calcolatrice, un decimo seno, e viene fuori un numero strano, no? Mettiamo di essere nell'Ottocento. Se noi volevamo seno di un decimo nell'Ottocento in maniera approssimata, cosa facevamo? E la risposta è, qual è? La risposta è, che ne so, uso Taylor-Lagrange, uso Taylor per approssimarlo. Uso Taylor per approssimarlo. Cosa dico? Diciamo, con, sembra ragionevole, con n, beh, n uguale a 4, diciamo. Con n uguale a 4. Allora, cosa dice Taylor? Dice che seno di x, questo è uguale a x meno x al cubo sesti, più, una volta avremmo scritto piccolo di x alla quarta, e va bene per tante altre cose. Taylor-Lagrange dice più, chiamiamo la derivata quarta in un punto misterioso c, diviso, derivata quinta, perché se n uguale a 4 qui c'è la derivata quinta, più derivata quinta in un punto misterioso c diviso 5 fattoriale per x alla quinta.
E come si ricorda la formula di Taylor con il resto di Lagrange? Questo non ve l'ho detto. La maniera comoda per ricordare questo è dire, va bene, noi scriviamo Taylor, poi il termine successivo cosa sarebbe? Il termine successivo, noi siamo arrivati fino al termine n, che sarebbe derivata n-esima diviso n fattoriale per x alla n. Il termine successivo cosa sarebbe? Derivata n più un-esima diviso n più 1 fattoriale per x alla n più 1. Quindi questo sarebbe il termine successivo, l'unica differenza è che la derivata invece di essere calcolata in 0 è calcolata in un punto c misterioso. Quindi questo magari ricordiamolo perché serve per ricordarselo. Questo è come se fosse il termine successivo, è come se fosse il termine successivo di Pn, il termine successivo solo con la derivata calcolata, solo con la derivata calcolata in un punto misterioso, calcolata in C e non in 0. Questa è l'unica variante che c'è rispetto ad andare avanti in questa formula qua. Capite che come ipotesi servono n più 1 derivate in tutto l'intervallo, perché io non so dove questo punto mi cascherà. Mentre per la Taylor normale, per quella con un piccolo, bastano n derivate e l'ennesima serve soltanto nel punto centro dello sviluppo. E va bene, torniamo un attimo qua. Allora, se io al posto di seno di x, cosa vuol dire questo? Se al posto di seno di un decimo io scrivo un decimo meno, questo qui cosa sarebbe? 1 diviso 6.000, e questo quanto fa? Fa 6.000 e sopra fa 600 meno 1 che fa 599. Se io al posto di seno di un decimo scrivo questa frazione qui, commetto un errore che è derivata quinta in un punto C misterioso diviso 5 fattoriale che è 120 per 1 su x, x è un decimo, per 1 su 10 alla quinta. E va bene, voi dite, vabbè, non so dov'è il punto misterioso, però poco importa che non so dov'è il punto misterioso, perché la derivata quinta cosa sarà? La derivata quinta di seno è ancora seno. E quindi al massimo questo sarà 1. Quindi pur non conoscendo il punto, pur non conoscendo C, non conoscendo C, so che la derivata quinta in C è uguale a il seno di C e quindi minore o uguale di 1. Quindi l'errore che commetto è in valore assoluto è minore o uguale di 1 diviso 120 per 10 alla quinta 12 per 12 milioni. Il coseno, sì, la derivata quinta del coseno cambia poco, il coseno di C cambia poco perché comunque è minore o uguale di 1, quindi l'errore che commetto è minore o uguale di 1 su 12 milioni. Quindi usando questa frazione becco il seno di un decimo con 7 cifre decimali. Cioè, 6 cifre decimali e sbaglio di 1 sulla settima. C'è qualcuno che ha una calcolatrice per fare la verifica? Facciamo seno di un decimo e facciamo seno di un decimo e poi facciamo 599 6 millesimi. 599. E vediamo se si vede l'effetto. Seno di un decimo? No, i radianti. Allora, mi va bene che ci sia uno zero dopo la virgola, non di più. 0,0? Sì, 9? Sì? 8? 3,3? E ormai dovremmo esserci. E 599 6 millesimi? 8?
8333 e vedete che, come previsto, l'errore è di 1 su questa cifra qua. Quindi quante cifre abbiamo preso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi ovviamente è una stima pessimistica questa, potrebbe andare molto meglio. L'errore in questo caso comunque è quello teorico sostanzialmente, cioè di 1 sulla settima cifra. Poi io ve l'ho messa scherzosamente dicendo adesso siamo nel 2014, se fossimo stati nell'Ottocento il seno dovevamo calcolarlo così. Cioè la calcolatrice che cosa fa per calcolare questo valore qua? Fa dei trucchetti basati su questa maniera qua. Quindi i polinomi di Taylor sono, certo, se gli chiedete quando è che questo algoritmo diventa interessante, questo algoritmo diventa interessante e molto efficiente quando si ha a che fare con l'argomento del seno che è piccolo. Qui è fondamentale che l'argomento del seno sia piccolo, per cui bastano due termini. Se l'argomento è più grande bisogna fare più termini, però per una macchinetta fare addizioni, sottrazioni, divisioni è facilissimo. Quelle sono operazioni algoritmiche, cioè non è che c'è l'algoritmo per fare il seno. L'algoritmo per fare il seno è approssimarlo in maniera furba. E Taylor Lagrange risponde a questa domanda qua. Quindi questa era la prima applicazione di Taylor Lagrange. Insomma, capite come con lo stesso sistema posso approssimare funzioni diverse. Piccola osservazione, la formula vale anche la formula, mi sono dimenticato di dirvelo prima, vale anche con centro x con 0 generico. E cosa diventa la formula con centro x con 0 generico? Diventa, mettiamola, che ne so, nella forma f di x con 0 più h, questo è uguale a il polinomio di Taylor di grado n in h più la derivata n più unesima un punto c diviso n più 1 fattoriale per h alla n più 1. Dove c dove sta adesso? Sta tra x con 0 e x con 0 più h. Sta tra x con 0 e x con 0 più h. Con la solita cautela che io non so se x con 0 più h è più grande o più piccolo di x con 0, a seconda che h sia positivo o negativo, le cose cambiano. Dove sarà definita f? F sarà definita in un intervallino di ampiezza delta centrato in x con 0. Questa è la variante barata. Andiamo al secondo esempio di applicazione, esempio 2. Quindi, volendo dire, fare una casistica, la prima applicazione sono calcolare esplicitamente le funzioni, che è un'applicazione importantissima volendo. Seconda applicazione è dimostrazione di disuguaglianze. Dimostrare che e alla x, facciamola quella più facile di tutte, maggiore o uguale di 1 più x per ogni x in R, per ogni x reale. Questa l'abbiamo già risolto la settimana scorsa, come l'abbiamo dimostrato, queste disuguaglianze classiche. Questo si porta tutto dalla stessa parte e si fa lo studio di funzione. No, questo è il primo modo fatto la volta scorsa. Primo modo, porto tutto a sinistra e faccio lo studio di funzione. Però si perde un po' il fatto che questo è il polinomio di Taylor. Secondo modo, quale sarà? Taylor-Lagrange. Secondo modo, Taylor-Lagrange con n uguale Taylor-Lagrange con n. In questo caso basta n uguale a 1. Cosa diventa? Diventa f di x, abbiamo detto, uguale p1 di x più derivata seconda in 0, no, non in 0, in un punto misterioso c, diviso 2 fattoriale per x quadro. Quindi nel nostro caso è la x uguale p1 e 1 più x più la derivata seconda. Derivata seconda di e alla x è e alla x, quindi più derivata seconda e alla c
un punto misterioso diviso 2 per x quadro. Questo risponde alla nostra domanda. Perché risponde alla nostra domanda? Perché questo qui, io non so dov'è il punto C, ma sono contento di sapere che tutto ciò è maggiore o uguale di 0. Forse anche maggiore stretto, perché se x non è 0. E quindi questo qui è maggiore o uguale di 1 più x. Maggiore o uguale di 1 più x. E questo risponde alla domanda. La disuguaglianza è anche stretta se x è positivo. La disuguaglianza è stretta. La disuguaglianza è stretta se x è diverso da 0. E quindi un semplice esempio di una disequazione che si dimostra con Taylor-Lagrange. Cosa succede se io ci metto anche il termine del secondo ordine? Quindi chiamiamo l'esempio 2bis. Esempio 2bis. Se vado di ordine 3, cioè ordine 2 in Taylor-Lagrange, se uso ordine 2, ottengo e alla x uguale 1 più x più un mezzo x quadro più un sesto derivata nel punto misterioso, che magari è diverso dal precedente, ovviamente, per x al cubo. Adesso cosa posso dire? Che questo è maggiore o uguale di 0 o minore o uguale di 0 a seconda che x sia positivo o negativo. Quindi questo qui ha lo stesso segno di x. Ha lo stesso segno di x. Quindi diciamo se sugli x, se con il polinomio arrivo all'ordine pari, la disuguaglianza vale per gli x positivi soltanto. Se con il polinomio arrivo al grado dispari, come qui, la disuguaglianza vale per tutti gli x. Quindi i polinomi di ordine pari stanno sotto per x positivo, i polinomi di ordine dispari stanno sotto sempre. E va bene. Quindi qui la disuguaglianza è di conseguenza. E alla x maggiore o uguale di 1 più x più un mezzo x quadro se e soltanto se x è maggiore o uguale di 0. Con l'uguaglianza se e soltanto se x è uguale a 0. E va bene, questo è un secondo esempio di applicazione di Taylor-Lagrange. Ma adesso voglio andare un po' oltre e fare questo stesso esempio per n generico. Cioè, cosa succede se faccio questo stesso esempio però n generico? Quindi l'esempio 3, io voglio dimostrare questa cosa qui, che per ogni x reale, si ha che e alla x è uguale alla serie, per n che va da 0 a infinito, di x alla n diviso n fattoriale. Questa è una storia che ci perseguita da un po' di tempo, l'abbiamo già fatto come esempio il giorno delle serie. Avevamo fatto l'esempio che se mettevo x uguale a 1 e era la somma di questa serie qui, la serie di 1 su n fattoriale. Poi avevamo fatto come esempio, avevamo anche dimostrato in realtà che per ogni x positivo valeva questa cosa qua. Adesso ve lo faccio gratis per ogni x. Quindi questo questa è la finestra sul mondo, vuole essere un modo per dire che certe volte ho una serie e riesco a calcolare la somma della serie, non solo dire che converge, ma riesco a dire a che cosa converge. Quindi per ogni x irreale si ha questa qua. Come si dimostra una cosa del genere? Dimostrazione. Che cosa vuol dire che la somma della serie viene alla x? Devo considerare la somma parziale. Chiamo Sn di x la somma parziale ennesima. La somma
parziale, ennesima, che in fondo chiamarla SN di X è buffo, perché come si potrebbe chiamare la somma parziale? Il polinomio di Taylor è il PN di X, è il polinomio di Taylor di grado N della funzione alla X, no? Questi qui sono i termini dello sviluppo di Taylor, che in realtà è proprio è PN di X, cioè il polinomio di Taylor di A alla X di Taylor di ordine N di grado N di F di X uguale a X. Allora cosa posso dire? Per Taylor Lagrange, che cos'è E alla X meno SN di X? Questo è E alla X meno il polinomio di Taylor, e quindi è il termine successivo. Dico bene? È il termine successivo nel punto misterioso C. Quindi questo è E alla C diviso n più 1 fattoriale, questa sarebbe, il numeratore sarebbe la derivata nel punto misterioso, la derivata n più 1esima, diviso n più 1 fattoriale, questa sarebbe fn più 1 di C, moltiplicato x alla n. Allora, se adesso volessi fare il precisino, quindi, se vado a fare la stima dell'errore, e alla x meno sn di x, questo qui è minore o uguale di e alla c diviso n più 1 fattoriale, e qui devo mettere un valore assoluto di x alla n. Adesso dovrei fare più il precisino, questo c da cosa dipende? È chiaro che per ogni n posso trovarmi un c diverso, no? Taylor Lagrange dice fissato n, fissato x, fissato tutto, esiste un c. Poi io qui, se cambio n, può cambiare c. Quindi questo qui andrebbe indicato con cn. Ma è grave che questo qui sia un e alla cn? Quanto può valere al massimo questo e alla cn? È compreso tra 0 e x. Quindi e alla cn varrà al massimo e alla valore assoluto di x. Quindi questo qui è minore uguale di e elevato al valore assoluto di x diviso n più 1 fattoriale per valore assoluto di x alla n. Sì. X alla n più 1. Poco grave. Quindi, mi raccomando, io non so dove sta c, non so dove sta cn, dove sta cn, ma sta tra 0 e x, quindi cn è minore o uguale in modulo di valore assoluto di x. E vabbè, questo basta, no? Perché fissato x, a cosa tende il right hand side? È un fattoriale, cioè fissato x, questo qui è un numero, e il valore assoluto di x è un numero, e qui è un fattoriale contro una potenza. Quindi fissato x, questo tende a 0. Fissato x è ovvio che il right hand side tende a 0 e quindi il left hand side, che è positivo, questo è sostanzialmente ovvio, quindi il left hand side tende a 0. Left hand side tende a 0 e questo dimostra che e alla x è uguale alla somma della serie. Quindi questa è la terza interpretazione delle cose. La prima interpretazione di Taylor qual è? Fissato n, il resto è o piccolo. Ed è quella, diciamo, tendenziale. La seconda interpretazione è fissato n, ho una stima del resto, con la derivata n più unesima. La terza interpretazione è se io non fisso n, ma invece del polinomio piglio la serie, allora quella fa la funzione. La somma della serie è uguale alla funzione. In questo caso qua, ovviamente. Ma questo caso qui è abbastanza generale.
E ad esempio, che ne so, esempio 4, capite che la stessa cosa funziona? Esempio 4, e che ne so, se prendo seno coseno, anche seno coseno sono la somma delle serie, delle loro serie di Taylor. Poi non avendo mai detto cos'è una serie di Taylor, penso che sia abbastanza chiaro. Allo stesso modo, che ne so, seno di x è uguale alla serie per n che va da 0 a infinito. Il seno che cos'è? Ci sono soltanto gli esponenti dispari, quindi 2n più 1 diviso n più 1 fattoriale, no, diviso 2n più 1 fattoriale, per averci solo i termini dispari, e poi serve qualcosa che faccia alternare i seni, meno 1 elevato, e quando n è uguale a 0 è con il seno più, quindi alla n. Oppure coseno di x è uguale alla serie per n che va da 0 a infinito di x alla 2n diviso 2n fattoriale per meno 1 alla n. Giusto? Sì. E perché queste funzionano? Ancora una volta, se faccio il resto allo stesso modo di prima, infatti se io faccio seno di x meno la somma per, adesso voglio fermarmi a n, quindi per k che va da 0 a n di x elevato alla 2k più 1 diviso 2k più 1 fattoriale per meno 1 alla k, come si stima questo? Si stima con, qui c'è un 2k più 2 fattoriale, 2k più 2 fattoriale, qui c'è un x elevato alla 2k più 2, in realtà potrei mettere anche 2k più 3, perché il termine successivo sarebbe sul 2k più 3. No, qui non c'è k, ma c'è, qui c'è n, qui è 2n, e qui è 2n più 2, e sopra che cosa c'è? Sopra c'è la derivata 2n più 2esima di seno, e quindi sopra viene 1. Qui è la derivata 2n più 2esima, in punto misterioso, in un punto C. Quindi ancora una volta, fissato x, e magari a x mettiamoci il valore assoluto perché non sappiamo se è positivo o negativo, quindi ancora una volta fissato C, ancora una volta fissato x, il resto tende a 0. Fissato x, il resto tende a 0. Beh, vi dicevo che era una finestra sul mondo, perché è una finestra sul mondo? Perché a questo punto uno definisce definizione, data una funzione f di x derivabile infinite volte, si dice serie di Taylor di f di x, la serie che ha come somme parziali i polinomi di Taylor. La serie, la scriviamo, serie per n che va da 0 a infinito, derivata ennesima in 0 o in un punto strano, se si vuole fare con centro diverso da 0, diviso n fattoriale per x alla n. Cioè la serie in cui x è pensato come un parametro, che ha come somme parziali i polinomi di Taylor.
come somme parziali di polinomi di Taylor di f di x, i polinomi di Taylor di f di x. Allora, grazie a Taylor Lagrange, in alcuni casi, ma oserei dire in molti casi, si dimostra che la somma della serie è proprio la funzione. Quindi, in un certo senso, Taylor dice approssima una funzione con un polinomio, oppure la funzione diventa una serie. Una serie, queste qui si chiamano serie di potenze, per motivi ovvi, perché i termini sono potenze rispetto al parametro x. In un certo senso, come potremmo pensarlo questo? Come un polinomio di grado infinito. No? Invece un polinomio di grado finito è una somma finita di potenze della x. Un polinomio di grado infinito, cioè una serie di potenze, è semplicemente una somma infinita, nel senso delle serie. Questo lo potremmo pensare come polinomio di grado infinito. Qui sono davvero in brutal mode. Questa è una serie di potenze, serie di potenze. Ovviamente c'è tutta la teoria di questi oggetti che non stiamo a indagare adesso, sconfina un po' sull'analisi 2. Serie di potenze, tra virgolette, polinomio di grado infinito. Polinomio di grado infinito, nel senso che ci sono infinite potenze della x sommate nel senso delle serie. La serie che è come somme parziali polinomi di Taylor di f di x. Allora, il fatto con Taylor Lagrange si può dimostrare che per opportuni valori della x e per opportune f di x, la serie che per opportune f di x, la serie converge proprio ad f di x. E ci sono due osservazioni da fare. Ancora una volta, fissato x, questo è x qualunque, x appartenente a R qualunque, qui non c'è nessuna restrizione. Ovviamente ci sono due restrizioni, e anzi diamo definizione. Definizione, quando succede, questa è una definizione da analisi 2, però diamola perché magari sentite la parola in giro, quando succede che f di x è la somma della sua serie di Taylor, che f di x è la somma della sua serie di Taylor, della sua serie di Taylor in un certo intervallo, si dice che f di x è analitica in quell'intervallo. E si indica con, se vi capita di vederlo, con, diciamo, F appartiene. Allora, noi cosa abbiamo visto fino adesso? C0, C1, C2, C infinito. Poi, oltre C infinito, ancora meglio, è analitico. Analitico si indica così, con un omega piccolo, C omega di AB. Quindi quando vedrete un C omega di AB, vuol dire analitico in un intervallo. E facciamo ancora un esempio per vedere che le cose, esempio, vediamo se funziona. Che ne so, f di x uguale log x, f di x uguale logaritmo di 1 più x, anche questa c'ha il suo Taylor che ha una formula semplice. Diciamo, la domanda è questa: dove è vero che logaritmo di 1 più x è uguale alla serie per n che va da 1 a infinito, com'è il logaritmo di x?
c'è x alla n diviso n, e davanti c'è il meno 1 alla, per n uguale a 1 viene col segno più. Dove è vero questo? Allora, certamente non per x maggiore o uguale di 1, perché per x maggiore o uguale di 1 questo non è vero. Quindi certamente non per x maggiore o uguale di 1, perché per x maggiore stretto di 1. Certamente non per x maggiore stretto di 1, perché lì la serie non converge. C'è poco da fare. La serie non converge. Idem per x minore o uguale di meno 1. Idem per x minore o uguale di meno 1. Sotto meno 1 vengono tutti i termini positivi e anche meno 1 non va bene. Quindi lì la serie non converge. Ma per gli altri x, per x che sta tra meno 1 e 1, estremi così, posso applicare Taylor-Lagrange. Posso applicare Taylor-Lagrange. Adesso non ho tempo di fare il conto, però usare l'espressione, avevamo fatto a suo tempo l'espressione per la derivata n più un'esima. Basta usare l'espressione per la derivata n più un'esima. E quindi in particolare, ma solo per fare un esempio, se io, che ne so, prendo un terzo meno 1 diviso 2 per 9 più 1 diviso 3 per 27 meno 1 diviso 4 per 3 alla quarta e così via, più 1 diviso 5 per 3 alla quinta, questa è una serie convergente, chiaramente, ma io adesso so quanto fa. Se io ho tutta la serie, questa quanto fa? Questa qui non è altro che questa serie qui, nel caso particolare x uguale a un terzo. Per x uguale a un terzo, questo qui diventa logaritmo di 4 terzi. Quindi so esattamente quanto fa. Non solo, poi ci sarà un fatto ancora più misterioso, che dirà che questa cosa qui funziona anche per x uguale a 1. Per x uguale a 1, questa cosa diventa? Diventa 1 meno un mezzo più un terzo meno un quarto, eh? Adesso so che fa logaritmo di 2. Quindi, quando io vi dico che è una finestra sul mondo, cosa si potrà fare un giorno? Uno avrà una serie numerica strana. Cioè, uno partirà da questa, è una serie strana di numeri. E vuole calcolare esattamente quanto fa, non solo dire che converge, che è un'operazione che ormai dovremmo saper fare, ma vogliamo calcolare quanto fa. E allora uno cosa fa? Cerca di inventarsi una serie di funzioni, con la x dentro, una serie di potenze così, di cui questa sia un caso particolare, che mettendo un certo valore di x venga questa. Poi scopre miracolosamente che quella lì è una serie di Taylor, e quindi con un Taylor-Lagrange dimostra che converge a una certa funzione. A quel punto rimette il valore di x e sa la somma della serie. Capite? Quando io voglio dire, cioè, questo qui è un problema che riguarda solo numeri, per risolvere un problema che riguarda numeri io mi invento delle funzioni di cui questi numeri sono casi particolari, e poi per un miracolo di Taylor-Lagrange quella serie di funzioni converge a una funzione che conosco. Queste sono cose borderline tra analisi 1 e analisi 2, non so se le vedremo al secondo semestre o se le vedrete ad analisi 2, però vuole essere un esempio di cose che si possono fare, calcolare esplicitamente la somma di serie. Va bene, pausa.